Amici di GM, è ultimo giorno di E3, ancora, c'è ancora vita dentro di noi e voi, anche se, come mi diceva Claudio, siamo a un passo dell'estinzione, lui l'ha vista da vicino stamattina in un gioco che ho, nella take precedente ho scoperto, di cui ho scoperto l'esistenza nella take precedente, e mi dice che non c'è un grappino ma c'è un rampino in questo gioco. La storia racconta di un medioevo fantasy in cui ci sono dei giganti, esistono dei giganti alti diversi piani a tanti metri, pericolosissimi, che vogliono distruggere l'umanità. Il protagonista del gioco è l'ultimo baluardo che impedisce all'umanità di raggiungere l'estinzione, e il trailer cinematografico che ne è stato mostrato qualche giorno fa era molto spettacolare, faceva vedere cose appunto un po' tra l'Assassin's Creed, il prototype, cioè lui che svolazza con il rampino aggrappandosi qua e là, taglia arti dei giganti che poi ricrescono, mozza teste, eccetera. Nel gioco si fanno queste cose. Nel gioco si fanno tutte queste cose. Praticamente quello che bisogna fare nel gioco, in una serie di missioni, di una storia che vabbè chissà, è sostanzialmente affrontare questi giganti, ammazzarli e contestualmente salvare i civili delle cittadine che ci si trova a visitare. Il gioco è, come dire, un action in terza persona. Il personaggio e le sue skill che sviluppa, porta avanti nel corso della campagna, e appunto come dicevo tutte le cose viste possono essere poi fatte, per cui ci sono, muovendosi nella mappa si vedono i punti a cui aggrapparsi con il rampino. Quando si affrontano i giganti c'è un po' questo approccio non alla hack and slash che c'è quando si affrontano i loro minion, cioè le creaturine piccole, ma un approccio ragionato, per cui abbiamo visto lo scontro contro due giganti, uno che aveva un'armatura di legno e quindi la spada era in grado di spaccare, e si poteva tagliare letteralmente gli arti al gigante, per cui prima una gamba ed è caduto, poi un braccio, il secondo, eccetera, ma bisogna essere veloci a mozzargli la testa, che è la finishing move, perché gli arti ricrescono. E quindi questo era il primo gigante. Il secondo che è arrivato aveva invece un'armatura d'oro, quindi non potevi distruggere. Allora, utilizzando il suo fedele rampino, si è abbarbicato sulla schiena del gigante, che intanto sponava delle specie di arpie volanti per difenderlo. Aveva un collare che ha dovuto spaccare l'anellino che lo chiudeva, insomma, fino a potergli poi mozzare la testa. Quindi è una roba, insomma, non insomma, tecnicamente quello che dire. È interessante, il concept è carino, onestamente. Graficamente è un po' la grafica cartunosa, semi-realistica, non vorrei dire alla Dishonored, però con le proporzioni dei personaggi un po' esagerate. Dishonored semi-realistico. Sì, vabbè, appunto, ha quel taglio un po' deformato, ma non eccessivo, carino. Tecnicamente, sì, gira, fa il suo lavoro senza grandi eccessi. Tieni conto comunque che appunto i giganti sono veramente modelli enormi, e quindi ci sarà una componente semi-competitiva, per cui leaderboard su chi ammazza più giganti più rapidamente, cose di questo genere. L'ultima cosa, avremo una compagna d'avventura, la classica scienziata che indaga sui giganti e quindi ci fornisce gadget tipo la spada infuocata che abbiamo visto nel demo per poterla affrontare al meglio, e insomma dovrebbe uscire nell'ultima metà seconda metà del 2018 per PC e console. E interessante, stiamo a vedere come evolve. Se non ci estinziamo prima, ciao.